Nel tripudio del palacanestrino di Gioia Sannitica, esaurito in ogni ordine di posti, con una prestazione determinata e senza mai abbassare il ritmo, la polisportiva matese di pallavolo guidata da Mario Scappaticcio ha battuto 3-0 il Vesuvio Volley ed è volata in Serie B. La squadra matesina dunque, sorretta da un grande pubblico che l'ha incitata dall'inizio alla fine, ha realizzato il suo grande sogno che inseguiva da anni. Ieri sera il miracolo è avvenuto fra l'entusiasmo di una società che ci credeva fortemente, di una squadra maidoma e di un pubblico giovanissimo che ha quasi giocato dagli spalti insieme alla sua squadra, spingendola alla grande vittoria. Anche noi a fine gara siamo scesi in campo per sentire i protagonisti. Eccoli. Allora, una grande stagione, una grande partita stasera. Era arrivata la Serie B. Sì, l'aspettavamo da troppo tempo per non potercela godere così. Abbiamo lavorato tutto l'anno pensando solamente all'obiettivo finale. Ci siamo riusciti, ragazzi, sono stati meravigliosi. Quando avete capito stasera che la partita poteva essere vostra? Ma guarda, io ho guardato lo sguardo dei ragazzi nello spogliatoio, già era quello giusto. Hanno fatto un riscaldamento probabilmente anche troppo intenso, ma sono andati in campo e non hanno sbagliato niente. Adesso che cosa succederà? Adesso succede che ci godiamo la festa, anzitutto. E poi verranno le cose ancora più belle. La squadra, l'anno prossimo, che squadra sarà? Sarà rinforzata sicuramente. Sarà una squadra battagliera, così come quella che hai visto questa sera, che per tutto l'anno ci ha contraddistinto. Vorrei mettere in chiaro che noi abbiamo perso una sola gara da settembre ad oggi, e questo va dato merito a loro. Quando la seconda in classifica ha avuto 3 sconfitte, noi abbiamo lottato giorno dopo giorno, e nonostante questa sera non eravamo con tutti gli effettivi, i ragazzi che hanno giocato con quelli che sono subentrati sono stati fantastici. In realtà noi abbiamo un gruppo fantastico. Quali saranno le trasferte l'anno prossimo? Ma guarda, entrare in un circuito nazionale ci garantisce innanzitutto la visibilità del territorio e la possibilità di poterci confrontare con realtà piuttosto importanti. La Serie B è formata da 8 gironi, che saranno, le squadre saranno suddivise in base agli aventi diritto e quanti si iscriveranno. Diciamo che noi di solito ci capita Puglia, Abruzzo, Lazio, nella migliore delle ipotesi. Quando avete capito che stasera poteva arrivare la promozione? Basta guardare il pubblico che ci ha sostenuto, era impossibile che ci poteva sfuggire di mano la promozione in casa. Torniamo in Serie B dopo molti anni, ma con questo gruppo l'abbiamo capito dalla prima giornata che potevamo andare in Serie B. Allora, siamo col capitano, Serie B stasera, come avete metabolizzato questo momento? Sicuramente ancora non siete convinti, no? Guarda, la squadra era costruita per questo, era costruita per vincere il campionato, abbiamo raggiunto l'obiettivo, è il lavoro di 3 anni questo, perché in 4 anni hanno fatto 3 promozioni e adesso raccogliamo i risultati del lavoro che abbiamo svolto. Che partita è stata? Ti sei divertita? È stata una partita fantastica, emozionante a livelli altissimi e i ragazzi sono strepitosi. E ti aspettavi questa prestazione? Sì, però mi aspettavo proprio questo, che tutti bravissimi in campo e a livelli strepitosi. Allora, siamo col direttore sportivo, stasera è una grande festa, ve l'aspettavate, no? Sì, ce l'aspettavamo, è stato un anno duro, complicato, i ragazzi sono stati fantastici, abbiamo sofferto molto, le strutture, il Covid hanno rimandato le partite, però siamo orgogliosi perché questo è una cosa che è iniziata un po' di tempo fa. L'anno scorso ci abbiamo provato e abbiamo avuto un po' di difficoltà. Quest'anno siamo partiti col piede giusto e con Mario Scappaticcio, con Toni Scappaticcio, che sono tecnici di un'altra categoria, siamo riusciti a ottenere questo risultato che per noi è storico. Quindi siamo contentissimi, siamo contentissimi. Dal Palasport di Gioia Sannitica è tutto, Lorenzo Applauso per Caserta Sera.it.